Cadelisa. Allora, tu fai parte del comitato delle mamme in difesa della patologia neonatale di Campo San Piero. Ti chiediamo di spiegare che cos'è questo comitato, perché è nato, di cosa si è occupato e se avete avuto a un certo punto degli scontri o degli incontri con Zaia e come è andata a finire. Male. Salve a tutti. Non siamo un comitato, nel senso che siamo tre amiche, tra virgolette, che nel momento in cui abbiamo io e Daniela abbiamo i bambini che sono nati nello stesso periodo, prematuri, lei ha due gemelli, quindi sono tre bambini prematuri, e mentre Francesca ha la figlia col diabete, era seguita sempre via Campo San Piero e con la sono andati i medici che seguivano la figlia, quindi lei adesso al momento con la figlia deve andare a Verona per essere seguita professionalmente e secondo tutte le... è un po' complicato, insomma, il diabete da trattare. Ci siamo preoccupate nel momento in cui io ho chiamato il reparto perché i prematuri vengono seguiti anche dopo la nascita, dopo che vengono mandati a casa, dopo che magari mio figlio è passato 4 mesi lì ogni mese e mezzo, due, dipende un po' da quello che hanno, come seguono lo sviluppo, i medici seguivano lo sviluppo dei bambini nati prematuri facendo delle visite di follow up, si chiamano, e a cadenza regolare, insomma ogni 6 mesi, poi se hai bisogno potevi chiamarli, non c'era nessun problema. Io ho chiamato per prendere appuntamento e mi hanno detto non posso darti l'appuntamento perché non c'è più servizio. E ho cominciato a andare a vedere come mai non c'era il servizio. Io vengo dalla provincia di Belluno, siamo in montagna, ci sono già passata perché hanno chiuso da noi ad Agordo. I primi reparti che chiudono quando devono chiudere l'ospedale sono materno e infantile. L'ostetricia salta, il primo che salta. E, è vero, noi siamo pochi, in montagna ci sono pochi parti, anche con Mantoan durante la... abbiamo avuto un diverbio su questa cosa qui degli ospedali di montagna per quanto riguarda le sale parto, tra virgolette, perché purtroppo per lui Roma gli ha detto che gli ospedali di montagna devono rimanere aperti come presidio del territorio, che tu non puoi dire a una signora che sta per partorire fatti 40 km con la neve magari, perché sì. 40 km di montagna non sono gli stessi 40 km della pianura. L'ho detto anche una volta a Katia, no? Che pare durante una nostra. Che dicevo, c'è questa cosa della distanza tra. Perché qua si parla di ospedale, no? Campo San Piero e cittadina. Daniela, per esempio, ha avuto è stata spostata a cittadella con i bambini perché c'erano troppi prematuri. Qui a Campo San Piero non avevano abbastanza posti letto, erano 8 li poteva tenere, erano riuscita ad avere altre 2 culle, però 10 erano complete e Daniela l'hanno dovuta spostare a cittadella, tutto un altro mondo, ma se volete dopo potete chiedere direttamente a lei. E sono 15 km da Campo San Piero e cittadella, quindi dal mio punto di vista da una montanara che venga su, che io per andare in pediatria adesso devo fare 40 km, perché posso andare appunto al soccorso di Agordo con un bambino, ma mi dicono sai in un'ambulanza ti porto a Belluno perché la pediatria non c'è più. Cioè ci sono 3 pediatri di base per 16 comuni e non siamo tantissime, io me ne rendo conto che come abitanti non siamo tanti, però il paese più lontano è Arabba, che praticamente confina con Corvara e tante volte loro da lassù scavallano, vanno di là. Sono nati bambini in ambulanza, era preso che mio papà faceva l'autista, quindi me l'ha raccontato e finiscono sui giornali questi bambini perché non ce la fai, cioè se una donna deve partorire ti non ce la fai. Quindi le distanze, dicevo sempre a Katia o durante le riunioni che sono state fatte, non si può avere uno stesso reparto nella distanza di 15 km per cose politiche poi alla fine, perché mi dai servizio a caso. Buon servizio a Campo San Piero, se è valida una terapia intensiva, mantieni quella, dall'altra parte ti specializzi in un'altra cosa. L'idea non è sbagliata della specializzazione, l'hanno fatto in Alto Adige, funziona benissimo,
però non puoi togliere continuamente. Cioè, sì, specializzi, ma non fai doppioni e non togli il servizio alla gente, perché li stanno togliendo. Per potenziare. Il problema è che li stanno togliendo, ma non è che stanno potenziando, stanno togliendo. Non c'è un potenziamento, non c'è una specializzazione, perché quello che c'era prima, io parlo della terapia intensiva, ho già passato dentro 4 mesi, quindi conosco tutti i medici, gli infermieri, le OS, tutti quelli che, i tecnici, era una famiglia lì, e le condizioni di lavoro, l'ultimo periodo poi ho parlato un po' con tutti, so che non si può sbilanciare nessuno di loro eccetera, ma erano le portate allo sfinimento, cioè non, un medico non può fare 12 ore di lavoro dalle 8 alle 8, riposarsi 12 ore e poi rientrare in corsia, perché mi hanno detto io ho a che fare con dei bambini in fin di vita, cioè devo essere fresco, non posso permettermi di sbagliare perché mi viene un colpo di sonno, perché magari sono stanco in quel momento e non riesco a... quindi io... da lì che mi ho provato a cercare, ho studiato tutte le leggi, tutti i decreti, ho trovato un sacco di cose interessanti, che sono tutte scritte, basta saperle leggere. E, c'è stata la famosa, adesso io non mi ricordo il nome, perché poi ho lasciato un po' perdere quella cosa là, in cui declassarono, no? Le stelline, famose stelline, poi parlando anche con le altre ragazze abbiamo capito, cioè all'inizio c'era la patologia di Padova e di Campo San Piero, che era praticamente la valvola di sfogo di Padova. Padova ha una buonissima patologia neonatale, ma anche lì sono in surplus di lavoro, nel senso anche lì sono presi male tra mancanza di medici eccetera, sono all'avanguardia come macchinari, tra virgolette si dice fra corridoi che l'ambiente non è poi così, però dal punto di vista medico e dei macchinari è una delle terapie intensive più buone della regione. Io sono stata mandata a Campo San Piero per qualcosa, nel senso io sono stata ricoverata a Belluno, mi si sono rotte le acque, il medico lassù mi ha detto io qui non posso fare niente, non c'è, c'è una subintensiva ma per cose poco... di poco conto, se no c'è l'intervento a Treviso. Hanno chiamato Treviso, era pieno, era il 15 di dicembre di 3 anni fa. Treviso era pieno, Padova era pieno, rimaneva Campo San Piero e Verona. Quindi tutti i nomi delle patologie che sono emersi in questi anni non c'erano prima. A me nessuno ha mai detto di andare a Vicenza, nessuno ha mai detto di andare a Cittadella. Perché la gravità della prematurità con cui è nato mio figlio non era trattato, cioè non può essere trattato in tutte le terapie intensive. Io ero di 20 settimane, ho partorito di 23, quindi ero di 5 mesi. E, nel momento in cui ti dicono che non... loro ti seguono sotto tutti i punti di vista, tu chiami, no? Dicendo ah vengo giù a trovarmi, e ti dicono non posso darti l'appuntamento, ti crolla, perché cosa faccio? Dove vado? Vuol dire ricominciare, perché devo cercare attraverso probabilmente i medici di Campo San Piero un appoggio più vicino, che mi hanno detto se devi, per qualsiasi cosa ti puoi chiedere a Treviso, però quando poi tu passi tanto tempo insieme a delle persone che diventano la tua famiglia, perché per me sono stati la mia pancia, perché altrimenti mio figlio è in 4 mesi, ti dicono non possiamo più fare niente, abbiamo detto vabbè proviamo a fare qualcosa, abbiamo raccolto le firme e poi abbiamo detto vabbè, poi abbiamo fatto la manifestazione, è andata bene e poi di trigger di qua mi ha fatto la riunione, mi ha chiesto di poter consegnare le firme a Zaia, che sì, ci ha accolto a San Vendemiano, prima abbiamo fatto 4 chiacchiere così, ci ha chiesto un po' di spiegargli e dopo abbiamo fatto la riunione con i capi grossi, insomma c'erano i capi grossi, sì, c'era Mantuan e Civetta e l'allora Zaia, quello della sanità che c'era, Coletto, esatto, non mi viene mai l'assessore,
Diciamo che io e le altre mamme eravamo un po' alla bestine, perché ci hanno detto che eravamo politicamente, c'eravamo, che dicevamo cazzate, scusate la parola, ma cioè che noi avevamo montato tutta questa cosa praticamente dicendo falsità, che non era vero che il reparto chiudeva, che non era vero che i medici se ne andavano via, che loro avevano fatto tutto e avevano fatto i concorsi. Cioè, nel senso, noi abbiamo solo, tra virgolette, letto bene i decreti, le delibere, eccetera, secondo cui c'era un piano ben preciso per depotenziare o chiudere il reparto di Campo San Piero per citare. Questo era, che c'è politica sotto, ma io non mi metto dentro perché non ci capiscono niente e non mi va neanche, perché per la salute dei miei figli loro hanno detto che noi eravamo politiche, noi durante la riunione abbiamo detto è la politica che non deve entrare nella sanità, e purtroppo hanno dimostrato dopo quella riunione lì che comunque era tutta politica, perché o devono piazzare qualcuno. Io posso dire che non ho nessuna tessera di partito, non appartengo a nessuno, e io parlo solo per la salute dei miei figli. Quando tu mi depotenzi i reparti dei bambini, vuol dire che non te ne frega niente. Perché non te ne frega niente del futuro di quel territorio, del Veneto, della regione che tu comandi, non te ne frega niente. Perché se tu... noi ad Agordo abbiamo l'ospedale, se abbiamo il pronto soccorso, ma più che altro abbiamo i reparti di geriatria, medicina, abbiamo adesso una buona ortopedia che va avanti, però per la storia che d'inverno abbiamo la neve e la gente si rompe le gambe andando a sciare, quindi noi abbiamo tanto lavoro d'inverno e d'estate, e però tutti gli altri reparti ci stanno per togliere il centro trasfusionale. Di nuovo, l'avevano già tolto e bloccato, e due medici vanno in pensione e non le rimettono, quindi verrà chiuso, per tra virgolette dobbiamo basarci su un ambulatorio privato che in convenzione con vogliono arrivare là. Se potete fare qualcosa, perché adesso io non so, però per adesso io non so quanti 1.000 euro hanno speso per curare mio figlio, ma se io devo pagare per un servizio che pago le tasse, la sanità italiana è sempre stata una delle migliori al mondo, adesso io mi devo fare un'assicurazione, pagare magari 100.000 euro perché mio figlio si rompe il braccio cadendo dal... muoviamoci un attimo, perché secondo me è una cosa, non ce la facciamo, cioè moriamo per strada, tra virgolette, hanno distrutto tutto, che sta cominciando pian pianino, ma un disegno penso che parta, perché già una patologia che nasce nel 2016, nel 2017, con una spesa di 1.250.000 euro, insomma, ci sono tutti i video che volete, dopo 2 anni chiude, e quindi sono soldi nostri.